Cobra, fatti vedere! Di una cosa a tuo figlio! Ciao! Non sei figlio mio! Fa freddissimo, anche se è 4 luglio, vedete, è nevicato fuori stagione. Ma che bello, avete un raggio di sole che vi illumina. Qui siamo a 7200. Sì, credo. 7300, dai. Splendida giornata di Pasqua. Dietro quelle creste lì, per forza. Quello là, quello là, ah, quello là è il villaggio abbandonato, allora. Il villaggio abbandonato! No, quando siamo saliti su alla croce, c'era un villaggetto a un certo punto, no? Voi vedete la croce? No. Ah, c'è qualcosa in fondo. Ah sì, è bassa la croce, no? Era su in città. Davanti, ma si è quello là, di nera, sì. Bella anche sta stradina, eh? Sì, bello, però sto vinto. Guarda il sasso cordone! Qui la nostra meta. Ma qui c'è il panorama maker. Una partenza non lontanissima, giù qua. Da qui non l'hai portato. Beh, neanche tanto vicina, un po' senza liti, dai. Anche io ci ho pensato, però poi è gigantesco. Riusciranno i nostri eroi a sopravvivere alle insidie del sasso Gordone? Quella è la nostra meta. Un aggiornamento tra poco dalla vetta. Un filo fuori. Siamo qui con l'archeologo Tettamanti Alessandro. Questa, questa costruzione risale al 1400, di chiari segni e graffiti preatenei. E vedete il geografo Zarbo che sta cercando di stanare le marmotte. Presto deve stare a tinte per il copino. Ma dove siamo? Guardate che all'improvviso la visuale si apre nell'incredibile Valle Intelvi, giù lì dove la mia macchina sta ancora lampeggiando, ancora bruciando, l'hanno usata per scaldarsi i pancabotti ieri sera. Questo è il nostro rifugio, rifugio Probello, dove abbiamo dimorato. E questo è il più bello di tutti, però, che ogni tanto, sennò, vero, ottimo. Potete, le mie fans possono iscriversi al Fans Club, www.youtube.com.
Giovani! Eccoci alla cima del mitico Sasso Gordona. Questo è il versante svizzero. Val d'Intelvi e giù là il lago di Como, proprio dietro la croce. Vetta Gordona, Pasqua 2012. Figata, eh? E documentiamo il raggiungimento della croce, vediamo qualche valido alpinista che sta attaccando la vetta. Ma secondo te se gli diciamo giusto di venire su al Travello invece di andare a Orimento? Ah, anche ci sta. Mangiamo lì con loro. Okay. Sì, io faccio anche a me, no? Come sì, ieri, lo faccio anche a me. Come ieri. Proviamo a sentire il boost. Prendi? Sono le 11 di 11. Sono le 11 e 11. Oh, guarda gli alpinisti che ci sono qua. Oh, fai documenta che ci sono anch'io. Ma cara, vogliamo chiamare prima Frabelle per prenotare il tavolo? Non ti preoccupare. Chiamiamo prima busta, chiediamogli dov'è. Parci te Matteo.